trovata la macchina bruciata con questi resti e tutto, siamo, boh, non si sa. Sì. C'è grande apprensione per le sorti di Davide Pecorelli, la cui scomparsa è ancora avvolta nel mistero. Le tracce dell'imprenditore 45enne infatti si sono perse da ormai 10 giorni in Albania. Nel momento è un po' di preoccupazione, purtroppo. Una sparizione avvenuta in un contesto dai contorni inquietanti. L'auto che l'uomo aveva noleggiato una volta atterrato a Tirana nei primi giorni del 2021 è stata infatti ritrovata nella notte tra il 7 e l'8 gennaio nella zona di Puka a nord dell'Albania e quindi molto distante dalla capitale, completamente carbonizzata. Nella carcassa della vettura, una Skoda Fabia, poi oltre documenti di viaggio sono stati ritrovati alcuni oggetti personali del 45enne. Non è stato invece chiarito se nell'auto siano stati ritrovati anche resti umani. Sono rimasto male, perché poi io, frequentando tutti i giorni il centro commerciale, lo vedevo spesso lì al bar con la sua compagna. L'imprenditore, ex arbitro di calcio, è titolare di un albergo a Selcilama nel comune di San Giustino e di centri estetici e parrucchieri, due di questi nel centro commerciale di San Sepolcro, attività che starebbero affrontando un particolare momento di difficoltà, problematiche acuite anche dalla grave emergenza sanitaria. È chiuso quando c'è stato il lockdown a marzo, che si era spostato da dentro a fuori, però è come tutti, i problemi ne abbiamo avuto tutti. L'imprenditore si sarebbe diretto verso l'Albania per lavoro. Doveva creare un qualcosa, sì, una cosa sulla spiaggia, delle belle cose. Sulla vicenda, nel più stretto riservo, sta indagando l'Interpol e la polizia albanese. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella dell'allontanamento volontario, ma per elementi più certi, anche per escludere le ipotesi più drammatiche, si dovranno attendere i risultati di ulteriori accertamenti.